bisogna studiare con serietà. Noi le abbiamo chiesto, ma le cinque cose che lei porterebbe o ha portato in Italia dal suo paese. Ribadiamo, la prima, ma questo vale in tutti i paesi del mondo, è il rispetto per le donne. Diciamo per le donne perché sono le più fragili, ecco. La vostra cultura che prevede ampi spazi per le donne che, pensiamo a un mondo come quello egiziano, o comunque a larga parte del Nord Africa, dove le donne possono studiare, ma non soltanto Nord Africa, e poi zone viceversa più interne, dove un'arretratezza culturale purtroppo fa danno sulle donne. Questo purtroppo continua ad accadere. Da noi un po' meno. Il problema è l'idea che si fa, che si crea nell'Occidente di noi, perché non, in generale si fanno vedere i problemi o l'esempio un po' brutto delle donne. Invece tantissime belle storie non si fanno vedere. È difficile trovare un bell'esempio di una bella araba o un bell'arabo sulla media occidentale. E quindi anche fa parte del mio obiettivo di Molto YouTube è bene. far vedere un bell'esempio. Che siamo gente istruita, che le donne hanno, diciamo, la maggior parte tutti i diritti come gli uomini, almeno io parlo per il mio paese. E quindi, Ma è giusto, sa, io le ho fatto questa domanda apposta sì. perché è bene che ci togliamo di dosso, magari. Certo, quando sentiamo dire che le donne non possono più sciare in Iran perché devono essere accompagnate da un uomo, ci viene da piangere, ma poi magari invece lei Ma mi l'Iran dice. non sono arabi, sono musulmani di religione, ma non sono arabi. Quindi, forse... Vedi,